E allora ragazzi, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gazza34 e questo oggi siamo di nuovo su Castle Clash. Me l'avete chiesto in tanti, non volevo tornarci, io ho smesso di giocare, quindi non avevo veramente voglia di tornarci. Ma visto che me l'avete chiesto voi, ho detto va bene, dai, se ho la possibilità faccio un bel video, una cosa divertente. E quindi grazie a Rush che mi ha dato questa possibilità, mi ha dato, cioè, vedete voi cosa mi ha dato, un account da 343.000 quasi punti, con la bellezza di 145.000 gemme che, oh mio Dio, sono tantissime. Non andremo a spammarle tutte in questo video, non vi preoccupate. Siamo qui oggi con questa musichetta molto natalizia per vedere cosa è successo nel nuovo aggiornamento. Lo so, oh God, sono andato indietro tipo 15 aggiornamenti, quindi il video non è tanto... E vediamo cosa c'è nel nuovo aggiornamento, scopriamolo insieme. No, è più che altro un Guts reagisce al nuovo aggiornamento dopo che ha smesso di giocare, tipo oh mio Dio, cosa è successo, cosa sono queste cose. Quindi scopriamo. Allora, prima di tutto, so che c'è un nuovo eroe. Andiamo a vedere, io ero rimasto come eroi a... Allora, fino a lei ce l'ho, anche lei ce l'ho, ho avuto un sacco culo con i nuovi eroi. Lei non ce l'ho, Cirrina, ma l'avevamo già vista, la purpessa. E lui deve essere il nuovo eroe. Mangia tempesta. Oh, beh, non è che poi è bruciore di stomaco? Beh, la skin è meglio così che così. Comunque, in ogni caso, mi ricorda tantissimo, veramente troppo, il... come si chiama? Il cattivo di One Piece. Non ricordo ora bene il nome, quello lì che era tipo sull'isola nel cielo. Ora, non sono sicuro perché l'ho visto una decina, quindicina d'anni fa, però... Pilone Shock, no, aspetta, portiamolo a livello 10. Evoca un Pilone Shock che causa un sacco di danno per 4 secondi a obiettivi nemici nell'area circostanza. Infligge stordimento per 3 secondi, quindi sarebbe come un campione che però fa ben più danno. Sicuramente buono per fare il boss 3 della Gilda. Oh, quanto sei divertente, cazzo! Quando un Pilone Shock è attivo, l'eroe subisce il 60% di danno in meno. Ti pare, ormai tutti che subiscono danno in meno, e guadagna immunità, stordimento e paura. Recupero 5 secondi, quindi, cioè, va bene, 5 secondi di recupero, 4 secondi di mortalità praticamente, ok. L'attacco base dell'eroe causa danno pari al 12% dei PF massimi dell'eroe, quindi 12% vuol dire, cioè, vuol dire, per esempio, se avesse la skill al 10, perché poi questa è una percentuale, no, è una percentuale fissa il 12%, quindi... Cioè, qui fa vedere 4.800 di danno, non è vero, perché se lui parte con 91.000 di vita a livello 200, andrà a fare circa 11.000, dai, diciamo 12.000 danni. Comunque, oltre a questo, che comunque è un eroe che non mi stupisco più, oh mio Dio quanto è sgravo questo eroe, è potentissimo, non mi stupisco neanche più, perché tanto... Gli eroi adesso... No, ah no, scusa, pensavo fosse già libero l'altro operaio. 2018, fantastico. Poi, che altro hanno aggiunto? Ho saputo di una cosa con i talenti, tipo un doppio talento. Andiamo a scoprire che cos'è. Una cosa che è stata proposta per anni, ma non è mai stata presa in considerazione, è... Solo talento riserva bloccato. Come si sblocca il talento riserva? Ah, non so quali siano i criteri di sblocco, ma... Ah, così. Slot talento riserva sbloccato. Ho cliccato, si è sbloccato. Anche qui, ma perché alcuni sì e altri no? Cioè, sono 10 su 10, 9 su 10, no. 8 su 8, forse... No, cosa... Non so quale sia... Diciamo, il parametro che serve per sbloccare il talento extra. Oh, che cos'è questo? Aumento la... What? Finta, sembra una figata. Ah, che poi basta toccare per scambiare i talenti, quindi è proprio uno shift. Uno shifter, perché shifta, cambia, switcha, swappa. Ok, dai, scopriamo tutti quanti questi talenti segreti nascosti. Poi tre, ecco. Zanzan, schifo. Beh. Prendi in giro? Ma tutti i talenti bassissimi, no? Tutti i talenti a uno. Quanti cosa? Oh, stiamo scherzando. Wow. Sì, tutti i talenti all'uno. Non ho ancora visto un talento. Ecco, un talento al 3. Quindi esiste la possibilità che dia un talento sopra il livello 1.
al 3, ecco qui. Stiamo sbloccando un sacco di bei talenti, eh. Oh mio Dio, ma questo è Anubis, ma è bellissimo, eh. È bellissimo, ragazzi, così, è veramente spettacolare. Questo no. Ma questo è, cioè, Anubis è veramente bellissimo con questa skin diversa. Sembra che sia proprio il tipo di eroe a cui viene sbloccato il talento di... wow! Regenerazione 4, proprio, cioè, lo trovo sempre regenerazione 4, io... Oh mio Dio! Glielo switchiamo oppure no? Glielo switchiamo oppure no? Oh mio Dio, doppia regenerazione 5, no, io non ci credo. Io non ci credo. Io non ci posso credere. Andiamo avanti, che guarda... Quando vedo queste cose... Regenerazione 5, ok... Cioè, l'uno ha chiamato l'altro, assurdo. Ok, direi che è finita. A quanto pare gli eroi verdi e blu non possono proprio avere il secondo talento sbloccato. Non so, sinceramente non so quali siano i parametri, non mi interessa proprio. Allora, io in questo video ho 45.000 gemme da utilizzare come più mi pare e piace. Quindi, dopo questa piccola introduzione, l'abbiamo visto allora, abbiamo visto il nuovo metodo dei cambiamenti dei talenti. Direi proprio di passare ai saluti e ringraziamenti. Allora, prima di tutto, ringraziamento a Rush, perché, parliamoci chiaro, mi ha dato la possibilità di utilizzare il suo account senza mettermi fretta, senza mettermi ansia, senza diciamo, restrizioni. Da dicembre, ragazzi, cioè da dicembre lui mi ha dato a disposizione il suo account e mi ha detto se hai bisogno usalo tranquillamente e io apprezzo veramente tantissimo. Sono stato mesi a pensare sì, oggi lo uso, domani lo uso, poi il tempo passava, il nuovo eroe passava, quindi volevo fare la recensione sul nuovo eroe, ma poi mi sono sempre più allontanato da Castle Clash e ho detto ok, forse non è il caso di fare un video di questo tipo. Poi una volta ricontattato 4 mesi dopo, quindi cioè sono 120 giorni, è un bel po' di tempo dopo, mi ha dato lo stesso la disponibilità, cioè mi ha detto che potevo tranquillamente utilizzare il suo account e non era un problema, quindi grazie mille veramente per la possibilità, perché sarà un account che potrò utilizzare, diciamo, per penso tutti i nuovi eroi, per mostrare un sacco di cose, è molto potente, quindi penso potrò utilizzarlo veramente per un sacco di cose questo account. Ovviamente, ragazzi, ci tengo a salutare la gilda, che è nascosto qui il nome della gilda, quindi dovremo cliccare per scoprirlo. La gilda è Warriors Trademark. Un salutone alla gilda, che mi dice che è una gilda molto unita e che riesce allo stesso tempo ad essere competitiva. In effetti sono quarti in posizione. Mi dice che riescono ad essere competitivi nonostante non ci siano, diciamo, pressioni pesanti, perché lui l'ha definita una famiglia, quindi hey. In particolare un ringraziamento a Marcello da parte di Rush, cioè anche da parte mia non tanto, però tanto da parte di Rush, perché dice che per la gilda da sempre il 200%, quindi grazie mille Marcello. Per il resto, come dicevo, abbiamo 45.000 gemme, perché arrivate a 100.000 ci fermeremo, da utilizzare come meglio credo. Io. Quindi abbiamo una svaria di slot. Cosa ho visto? Cos'è? Rafforzare livello. Wow. Ok, sì, beh, direi che le slot lab. Oh, okay. Sì, questo vuol dire stare in un account potente. Cioè qua. Cos'è? Questo? What? Ma... Ok, va bene. Allora, direi, visto che talenti non credo ci sia bisogno di rollarli, sinceramente non mi sento neanche di rollare, perché non saprei su quale eroe andare a rollare cosa. Cioè, ho visto che per esempio ho due elettrica maxati con due talenti diversi. Quando ora, bastardoni, basterebbe semplicemente switchare il talento, scheletrica, no, elettrica era. Era elettrica che ne aveva due con due talenti diversi, ecco qua infatti. Cioè, adesso basterebbe andare a switchare il talento, quindi non ci sarebbe neanche più bisogno di fare tutto sto bordello. Quindi direi che le nostre 45.000 gemme le rolleremo alla ricerca del nuovo eroe. Partendo con un roll da 3, quanto tempo che non lo facevo, e boom! Prendiamo, ok, sta un pochino scattando il programma con il quale, diciamo, rollo. Quindi si vede un pochino rallentatore, non so perché ci sia questa cosa. Regina RP, ok, ora sembra essersi fluidificato di nuovo. Mietitore brizzolato, assassino, dai, roll da 3, redivivo. Mi sento potente, altre 1000 o 2000 gemme così, barba bianca.
Roll da 3, roll da 3. Ok, scusate, questa era la sua fazione, cioè non giocavo da te, cioè non rollavo da tanto, quindi avevo voglia di fare un po' di roll, mi sono sfogato, va bene, adesso possiamo continuare alla ricerca di... come si chiamava? Mangia Tempesta? Tempesta Mangione? Affamato di Tempesta, boh. Quel robot lì comunque, non... vediamo un po'. Se riusciamo a prenderlo, io farei solo roll da 3, perché, oh mio Dio, sono bellissimi a fare un roll da... Oh, se un roll da 3 leggendari sarebbe una cosa bellissima. Mi è capitato 2 volte nella vita. Beh, non c'è 2 senza 3. E Spirita, wow, carina. Io ce l'ho. Vediamo che altro troviamo. Cirrina, beh ci sta. Non so se tu ce l'avessi, beh, penso di sì, però magari ti può servire per un'evoluzione, quindi magari hai risparmiato qualche frammento. Regina Serpente, Ciclopa, Medusa, Rocno. Beh, stiamo trovando un sacco di begli eroi, devo dire. Atlantico. Vediamo un po', intanto cerchiamo di non andare troppo veloce, perché altrimenti le gemme finiscono in un attimo. Il video vorrei farlo durare almeno 10 minuti, così metto un po' di pubblicità in più e così voi siete più felici, ma... Questa è sempre la solita battuta con fondino di verità e poi dite Guts! Basta, cazzo, sempre le stesse battute. Quando è che crescerai? Intanto qua andiamo avanti. Beh, l'eroe nuovo ancora non l'abbiamo trovato. Roll da 3, sì, 2 roll da 3, poi un attimo di pausa. Voglio scoprire se aveva Cirrina. Abbiamo ancora 20.000 gemme da utilizzare. Voglio scoprire se aveva ancora... cioè, se aveva Cirrina. Vediamo un po'... Dammi anche Cirrina. Come no? Chi è? È Spirita come novità. Ah, 3 Cirrine, va bene. Però è Spirita come novità, quindi vuol dire che forse ne hai una sola non evoluta. O... ne ho 2, non lo so, vediamo. È Spirita, 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 Spirita. Questa non è. Questa non è. Eccola qua, no, ce l'hai già, Evo 2 200, vabbè, quindi non c'è bisogno di, insomma, quello che abbiamo trovato, non è praticamente necessario. Beh, possiamo continuare con i nostri roll da 3. Ho detto roll da 3 perché mi piacerebbe fare un roll da 3 e prendere non uno, non due, ma 3 leggendari. Le 3 leggende metropolitane, proprio l'angelo, la regina serpente e la strega del gelo, insieme loro 3 formavano le Totally Spice. Tididi. Ah, cazzo! Cazzo, sì, bionda, mora, rossa, sono proprio le Totally Spice. Totally Spice, terere, dance, terere. Cavo di arteschio, terere, dance, terere. Roll da 1, Mectessa. Oh, quanto è grossa, non ci sta dentro la figura. Cioè, l'hanno dovuta rimpicciolire perché sennò non ci entra. Tanti cuore, Painda. Ancora un paio di roll, vediamo se riusciamo a prendere il nuovo eroe, giusto perché mi piacerebbe provarlo, non tanto perché penso ce ne sia bisogno su questo account. Certo, potrebbe essere interessante, ma a me non penso campierebbe gli scampi. Dai. Ok, 11.000 gemme ancora. Roll da 1. Facciamo qualche roll da 1 così. Paladino. Paladino. Sembra una cosa piccola il paladino. Tipo il palado, però più piccolo il paladino. Però non so se esista una cosa chiamata palado. Sinceramente non credo nemmeno, Andiamo un po'. Linfa di cristallo, tecnico, carnefice, linfa. Dai, dammela. Dammela la data. Dammela! Succube. Dammela! Lady Leo è... ora! Ora! Qua! Succube. Qua! Barba bianca. Non qua, ma qua! Quasi, dai, 2 su 3, maledizione. Mi mancava il terzo per fare il roll da 3 leggendari di nuovo. No! Sì! Ah, beh. Come chiamata dei leggendari ci siamo. No! Ho detto no! No! Sì! Sì!
Ehi, ho detto sì, non... Maledizione. Le ultime 1000 gemme, attenzione. Carnefice, ciclope. Beh sì, dai, mi prendo queste 30 gemme di bonus, diciamo. Quindi andiamo sotto le 100.000, ma di pochissimo. Quindi cioè, te le rifai tranquillamente. Roll da 3. Ed è finita, purtroppo. 45.000 gemme abbondanti, non siamo riusciti a trovare il nuovo eroe, ma tanto non mi aspettavo di riuscire a trovarlo conoscendo il gioco. E sinceramente non credo ci sia altro da fare su questo account. Volendo, se avete voglia, se avete voglia voi, perché non interessa sinceramente, ho la possibilità di utilizzare tutti quanti questi eroi in tutte le formazioni che più mi paiono e piacciono. Cioè, diciamo, abbastanza carta bianca su questo account. Posso farci un po' i test degli eroi, dei dungeon che preferisco. Ma a me non interessa molto fare test e cose, perché appunto ho smesso di giocare. Quindi se vi va di vedere qualcosa di interessante con un account di questa potenza, che non è poca, anzi è tanta, cioè almeno per me che sono rimasto tipo a 250, sono tantissimi, 342.000 punti, fatemi sapere se vi andrebbe appunto di vedere qualcosa con questo account. In caso contrario vuol dire che, non lo so, uscirà un nuovo video di Castle Clash fra quando ne avrò voglia, fra un sacco di tempo. Questo video lo chiudo qui, fatemi sapere nei commenti, vi ringrazio per la visione, ci vediamo prossimamente, dai, con un nuovo video. Ciao a tutti!